Jan Fabre, artista fiammingo, diremmo giovane artista ancora, 58 anni, è uno dei grandi protagonisti della cultura e dell'arte contemporanea. È un artista totale, nel senso che si esprime con grandi regie teatrali, si esprime nel disegno, si esprime nella scultura, nella performance e anche nelle grandi installazioni. Jan Fabre è un artista che potremmo considerare universale, proprio perché nella sua arte utilizza simboli, figure universali che appartengono alla memoria collettiva dell'umanità. Potremmo definirli archetipi e come tali fortemente comunicativi, perché interiorizzati da ogni individuo che di fronte a queste sue immagini riscopre, vede rivelarsi di fronte a sé e dentro di sé concetti, esperienze, temi di carattere appunto universale e individuali al tempo stesso. Questa è la forza di questo grande artista. Esempio, direi quasi significativo, di questa forza archetipica nelle immagini di Jan Fabre sono due opere. Una è L'uomo che misura le nuvole, con questa figura che si protende verso il cielo e l'infinito, e l'altra è la figura incarnata da Jan Fabre quando in una performance si è identificato con il verme. In questo senso Jan Fabre tiene collegati due mondi, due universi, due livelli e orizzonti. Quello più terrestre, più ctonio potremmo dire, più intimo e planetario, e l'altro più cosmologico, cosmico e più metafisico. E in questo anche è un artista universale e quasi, potremmo dire, neorinascimentale. Jan Fabre forse è l'unico artista che ha tenuto una sua mostra personale al Louvre e fra pochi mesi sarà ospitato dall'Ermitage di San Pietroburgo. Due suoi autoritratti sono perfino conservati agli Uffizi di Firenze.